Per quel che riguarda, dicevo, l'altra questione, quella dell'Islam, che non è propriamente oggetto delle nostre lezioni, mi sia però concesso un excursus, un breve excursus sull'Islam. L'Islam, come sapete, è l'altro grande monoteismo universalistico, diversa la questione dell'ebraismo, che è un monoteismo non universalistico. L'Islam, è sicuramente attualmente in frizione con la civiltà del tecnocapitale, una frizione disastrosa, direi, nelle conseguenze, se pensiamo a quello che viene chiamato il terrorismo, agli attentati e quant'altro. Ovviamente, pratiche massimamente condannabili incondizionatamente, però vorrei farvi riflettere, su un aspetto che davvero merita di essere analizzato. Ricorderete quello che accadde alla redazione di Charlie Hebdo nel 2015. Cosa accadde? La redazione di questa rivista satirica francese che si diletta a fare vignette contro i simboli del sacro e quindi a dileggiare Gesù Cristo e Maometto. Cosa accadde? Accadde che mentre il dileggiare Gesù Cristo viene oggi accettato come se fosse cosa ovvia, come libertà di espressione, come forma come dire, della cultura occidentale. L'oltraggiare, lo schernire i simboli del sacro islamico non è stato accettato. Ripeto, inqualificabile e inaccettabile quell'attentato che condanniamo senza se e senza ma. Quello che mi preme sottolineare è che la dissacrazione del sacro, possibile e anzi apertamente incentivata per il cristianesimo nella civiltà liberal nichilista, non è, almeno per ora, praticabile ai danni dell'Islam. Questo è interessante sottolineare. Come dire, cosa sarebbe accaduto, se la redazione di Charlie Hebdo avesse dileggiato e schernito Gesù Cristo nel 1550, supponiamo? Ecco, questa è la vera domanda. Forse sarebbe accaduto lo sciagurato fatto che è accaduto quando hanno oltraggiato Maometto, ecco, e ripeto, lo dico prendendo subito le distanze da quel gesto osceno. Dico però che l'Islam evidentemente ha conservato con la propria fede, con la propria religione, una sorta di legame più solido rispetto al cristianesimo. Ecco, possiamo dire che se il cristianesimo cattolico sembra in fase di evaporazione, l'Islam non sembra per ora in fase di evaporazione e anzi produce un attrito, produce una frizione, produce conflitto rispetto al mondo del tecnocapitale. Una osservazione voglio fare. Noi molto spesso siamo indotti a pensare che il rispetto di un'altra religione, come può essere quella islamica, passi dalla negazione della propria religione. Questo è quello che io ho chiamato il teorema del cattivo uso del dialogo multiculturale. Il vero dialogo multiculturale interreligioso non annulla le religioni, ma le pone in connessione, chiedendo a ognuno di essere al meglio la propria religione, non di rinunziare alla propria per aprirsi alle altre. A questo riguardo c'è un passaggio, anche in questo caso molto intelligente, come sempre era, di Joseph Ratzinger, il quale Joseph Ratzinger disse che fondamentalmente a disturbare gli islamici non era il fatto che i cristiani fossero cristiani. Diceva Ratzinger, cito alla lettera: ciò che offende i musulmani e i fedeli di altre religioni non è parlare di Dio o delle nostre radici cristiane, ma piuttosto il disprezzo di Dio e del sacro. Cioè, Ratzinger ci stava dicendo: attenzione, ciò che offende e turba i musulmani non è il fatto che noi abbiamo la croce e abbiamo i nostri simboli e le nostre radici. Ciò che turba i musulmani è il fatto che in Occidente oggi il sacro venga deriso, schernito e svilito. In realtà ciò che dovrebbe turbare anche i cristiani a rigore. Questo è il punto su cui insisteva Ratzinger, che, ripeto, non intendeva in alcun modo giustificare forme di terrorismo. Anzi, Ratzinger nel discorso di Ratisbona dice che una
fede che contrasti con la ragione produca il fanatismo non è una fede buona, è una fede travisata, d'accordo. Thank you.